Ciao Bedazzi, come state? Come state? Spero tutto bene, raga. Spero tutto bene e benvenuti, benvenuti in questo primo episodio di questa nuova serie Camminando si impara. Ma di cosa parleremo in questa serie settimanale? Ma raga, allora sostanzialmente parleremo di curiosità in ambito naturale, quindi di flora, di fauna, di curiosità legate al trekking, al cammino, con un breve video in cui appunto vi spiegherò qualche aneddoto, qualche curiosità. Tutto ciò nasce sostanzialmente dalla mia ignoranza, non è che mi sto ergendo a professore cercando di spiegarvi e imboccarvi delle nozioni che alla fine ho trovato su internet e sui libri, ma appunto nasce dalla mia ignoranza, perché mi capita spesso, raga, quando vado a fare i trekking, ma anche semplicemente delle passeggiate in campagna, di non riconoscere tante cose che mi circondano, soprattutto a livello naturale e anche a livello faunistico. Per esempio, mi capita di passare di fianco a un prato pieno di fiori, ma non sapere che fiori sono, oppure passare sotto un bellissimo albero pieno di frutti e non riconoscere che albero sia. Oppure ancora mi è capitato di ritrovarmi in montagna di fronte a un animale selvatico e non distinguere la differenza tra stambecco, capriolo, camoscio. Quindi raga, sostanzialmente quello che voglio portarvi è un episodio settimanale in cui andremo a sviscerare, a raccontare degli aneddoti, delle curiosità, anche delle leggende in merito a piante, fiori, animali, e chi più ne ha più ne metta. E ragazzi, come primo episodio di questa nuova serie Camminando si impara abbiamo un fiore che è spettacolare e che conosciamo tutti, il tarassaco. Tarassaco, o meglio conosciuto come dente di leone, almeno io così lo conosco. Mi sono sempre chiesto, ma perché si chiama dente di leone? Ebbene, non è per il colore giallo che può ricordare la criniera di un leone, ma bensì per le sue foglie che sono dentate proprio come un leone. Vi faccio vedere. Ecco, prendiamone una. Allora, come potete vedere, questa foglia ha tutte queste dentature che ricordano un po' i denti del leone. Questo fiore ha davvero tantissimi nomi, e magari ve li metto qua di fianco, perché stare a dirveli tutti ci metterei 3 ore. La fioritura avviene in primavera e l'impollinazione invece è di norma entomogama. Che vuol di sta parolaccia? Entomogama significa che l'impollinazione avviene tramite gli insetti che portano il polline da un fiore all'altro, permettendo così la formazione del frutto. Ma come? Quindi il tarassaco fa un frutto? Ebbene sì, ragazzi, e adesso ve lo faccio vedere e rimarrete estasiati e stupiti. Almeno io sono rimasto così perché sono ignorante, voi magari lo sapete, quindi non rimarrete poi così tanto stupiti. Il frutto del dente di leone è niente poco di meno che il soffione, ragazzi, il soffione. Che figata, quante volte ci abbiamo giocato da bambini, ancora adesso quando cammino raccolgo un soffione. Ma chi lo sapeva che anche questo è tarassaco? Semplicemente questi sono i frutti e questo è il fiore. Fiore, frutto, frutto, fiore, fiore, frutto, frutto, fiore. Quindi ragazzi, la natura è una figata. Io questa cosa non la sapevo perché, ribadisco, sono ignorante, ma adesso la so. Voi la sapevate? Se la sapevate, bene, bravi. Se non la sapevate, ringraziatemi, mettete un mi piace, lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale. La figata della natura e del soffione è che praticamente
questo qua, tutti questi paracadutini sono dei frutti dove sotto all'estremità di questi paracadutini, adesso non riesco a farvelo vedere, vediamo, magari riesco ad avvicinarmi e lo vedete, ma alla fine di questi paracadutini ci sono questi sorta di semini, che sono appunto i semini del tarassaco. E tu pensa alla natura, che figata. Grazie a questa forma, con il vento, quando c'è tanto vento, questi paracadutini si staccano e vanno a finire nei prati e a invadere i nostri prati di tarassaco e fiori gialli, che poi cresceranno in primavera, sbocceranno, arriveranno le api. Insomma, una figata pazzesca questa natura. Poi ragazzi, che dire del tarassaco? Il tarassaco ha un sacco di usi medicinali. Pensate che il tarassaco è un buonissimo diuretico, tanto che uno dei suoi nomi, oltre a dente di leone, soffione, che sono i più comuni, è anche piscialetto, perché se ne mangi troppo, se fai gli infusi col tarassaco, ti pisci letteralmente addosso e poi devi cambiare il materasso, devi andare dalla Hemiflex, spendere soldi. Quindi vabbè, niente, sto delirando. Comunque, questo è un buonissimo diuretico, fa benissimo al fegato, viene usato in medicina naturale, insomma ha un sacco di proprietà benefiche. E poi ragazzi, noi italiani, diciamocelo, in cosa siamo forti noi italiani? C'è una cosa che siamo più forti di tutti gli altri: la cucina. Perché quando c'è una cosa che si può cucinare, noi la facciamo in tutti i modi. Infatti il tarassaco viene fatto in pastella, fritto, pensate che in Piemonte viene fatto con le uova sode, si raccoglie e si mangia con le uova sode durante le scampagnate di Pasquetta. In Liguria viene usato per il ripieno dei pansotti. Insomma ragazzi, cioè noi italiani in cucina, se c'è qualcosa che si può mangiare, ci sbizzarriamo, la facciamo in tutti i modi. E ben venga l'italiano e la sua fantasia in cucina, non ci batte nessuno. Insomma, non mettiamo limiti all'uso del tarassaco in cucina, soprattutto a noi italiani, che abbiamo l'estro ai fornelli. Cosa posso dirvi ancora ragazzi in merito al tarassaco? Dente di leone, soffione, piscialetto, insomma adesso possiamo chiamarlo come vogliamo, ma sicuramente un'altra cosa molto interessante è tutta la simbologia legata ai fiori, le leggende che ci sono dietro. E pensate che nella simbologia dei fiori il tarassaco rappresenta la forza, la fiducia e la speranza. Pensate che si narra che Teseo si nutrì di solo tarassaco per 30 giorni di fila prima di affrontare il Minotauro e sconfiggerlo. Il soffione è anche legato in qualche modo all'idea del distacco e del viaggio. I semi di questo fiore infatti sembrano proprio rappresentare le fasi che ognuno di noi compie durante la vita. Inizialmente i semi sono legati al pappo e sembra che non vogliano staccarsene. Poi pian piano prendono coraggio, diventano meno timorosi e si lasciano trasportare dal vento. Si lasciano andare un po' al flusso della vita, curiosi di nuove scoperte e appunto pronti a generare nuova vita. Il loro percorso rappresenta una metafora perfetta della vita di ognuno di noi. Per poter fiorire, ciascuno deve staccarsi dalla propria origine, affrontando il proprio viaggio senza paura, pronto a lottare contro le intemperie e a cogliere ogni opportunità. Sporcato tutta la telecamera. Bene gente, per questo primo episodio, dove abbiamo parlato del dente di leone soffione, che abbiamo capito essere un'unica cosa, ovvero il tarassaco, tutta un'unica cosa, direi che è tutto. Mi piacerebbe un sacco ragazzi
che interveniste anche voi nei commenti qua sotto, perché magari sapete altre curiosità in merito al tarassaco, scrivetele, o magari se ho detto qualche inesattezza, può essere, le informazioni che ho sono informazioni prese da libri, da internet, vi assicuro affidabili, però se avete qualche curiosità in più che sapete, scrivetela nei commenti, cerchiamo di creare una sorta di dibattito sano, di informazione per chi di informazioni utili per chi capita sul canale e guarda questo video. Io ragazzi vi ringrazio ancora. Se volete supportarmi, il modo più semplice è iscrivervi al canale, mettere un mi piace e niente raga, state in gamba, state sempre sul pezzo perché siete dei grandi. Ci vediamo con il prossimo video e per il prossimo episodio di Camminando e si impara. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao ragazzi!